Milano News è qui a Job Meeting 2023, un grande evento di orientamento al lavoro e opportunità di incontro con le aziende per i neolaureati milanesi. Oggi siamo qui con Marta, Ambra, Pietro, Tiziana, Franco Pigoli, Efrosinia, Irene, Giulia, Casey, Cristina Collalti, Rocco Carraro, Marco Buccheri, Chiara e Samuele. E che lavoro fai? E ci occupiamo di talent acquisition ed employer branding in Carrefour Italia. Mi occupo di talent acquisition e people development in Italia Online. Io sono education manager. I'm an early careers talent manager at TJX Europe. Ricerca e selezione del personale. Mi occupo della comunicazione nell'area risorse umane del Politecnico. Mi occupo di recruitment e development. HR business partner di Esprivia. Lavoro nell'ufficio di ricerca e selezione della CLS. E quali sono le figure che cercate maggiormente nei vostri candidati? Stiamo cercando soprattutto figure neolaureate. Ricerchiamo anche figure per i ruoli di supporto, qualità, project management. In ambito vendita, in ambito cassa e in area logistica. Principalmente profili ingegneristici. L'ingegnere elettronico. Ingegneri civili, ambientali, progettisti, ingegneri elettrici. Sì, esatto, ingegneri di vari tipi. La nostra posizione è sempre in ambito networking. Comunicazione in generale. So we're primarily here looking for Italian students that would like to relocate and learn all about merchandising and buying for the world's leading off-price retailer. Quindi cerchiamo dei candidati che abbiano la voglia di aiutare le aziende a ricavare il massimo delle informazioni sfruttando le tecnologie informatiche e algoritmiche a disposizione ai giorni nostri. Job Meeting è un evento molto interessante, questo qui di Milano, allo spazio base. Devo dire che lo sto scoprendo mentre lo modero. Sulla carta era interessante, ma non credevo mai così tanto. E quello che emerge, quello che è emerso da questa giornata di incontro con le aziende, ma soprattutto con i ragazzi che cercano lavoro, la generazione Z, un po' a cui è dedicato questo incontro, è il fatto che il lavoro non è più solamente un luogo dove lavorare, generare uno stipendio, generare un profitto per se stessi e anche per l'azienda, quindi per la quale si lavora, ma è cercare uno spazio dove si ha un impatto sociale, dove si costruiscono relazioni umane, dove si imparano tante nuove skills che sono la comunicazione, il mettersi in relazione con gli altri e dove si attuano le skills che si hanno. Quindi veramente grandissimo valore umano in un mondo che è quello del lavoro, che per fortuna viene umanizzato sempre di più.